Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi vediamo la progressione di accordi di uno degli standard jazz più famosi di sempre, Autumn Leaves. Vedremo gli accordi nel dettaglio, come sono formati e ti farò vedere anche come muovere il basso per avere un effetto più swing. Se ti interessano gli argomenti che tratto in questo canale, metti un mi piace, iscriviti al canale ed attiva la campanella, così non ti perdi i nuovi contenuti. Il primo accordo che incontriamo è un La minore settima, suonato con la tonica sul quinto tasto, sesta corda. Vediamo come è formato questo accordo. Abbiamo sul quinto tasto, sesta corda, la nota La, che è la tonica. Dopodiché abbiamo sempre sul quinto tasto, quarta corda, la nota Sol, che è una settima minore. Poi abbiamo sul quinto tasto, terza corda, la nota Do. La nota Do rappresenta una terza minore, quindi tonica, settima minore, terza minore. E infine, quinto tasto, seconda corda, qui. Col mignolo abbiamo la nota Mi che rappresenta la dominante. Vediamo come è formato quindi questo accordo. È formato dalla tonica, dalla settima minore, dalla terza minore e dal quinto grado dominante. Procediamo. Il secondo accordo che incontriamo è un Re settima nona, suonato con la tonica sul quinto tasto, quinta corda. Vediamo com'è formato. Quinto tasto, quinta corda, la nota Re, che è la tonica. Dopodiché abbiamo sul quarto tasto, quarta corda, la nota Fa diesis, che è una terza maggiore, dista due toni dalla tonica, quindi Re, Fa diesis. Dopodiché abbiamo sul quinto tasto, terza corda, la nota Do. La nota Do è una settima minore. Non mi stanco mai di ripeterlo, abbiamo un accordo maggiore con una settima minore, quindi è un accordo di settima di dominante. Dopodiché abbiamo sul quinto tasto, seconda corda, la nota Mi. La nota Mi rispetto al Re, che è la tonica, rappresenta esattamente un nono grado. Quindi questo è un accordo di Re settima nona, Re maggiore settima nona. Avendo il tritono, ha una sua tendenza intrinseca a risolvere sul quinto grado sotto. Un'altra cosa da dire importante è che questo accordo, che è formato appunto dalla tonica, dalla terza maggiore, dalla settima minore e dal nono grado, non ha il quinto grado. Lo ripeto sempre, il quinto grado non è una nota guida nel jazz, quindi noi possiamo togliere il quinto grado e l'accordo ha comunque senso. Il quinto grado serve per rafforzare l'accordo, ma anche se lo togliamo, l'accordo ha senso comunque. Quindi dicevamo, questo accordo tenderà a risolvere sul suo quinto grado sotto. Siamo sul Re, scendiamo di 5 gradi e otteniamo un accordo di Sol major 7. Questo è il terzo accordo che vediamo. Vediamo velocemente com'è formato e poi ti faccio vedere come muovere il basso e vedere la progressione 2-5-1. Allora, abbiamo Sol major 7, abbiamo sul terzo tasto, sesta corda, la nota Sol, che è la tonica. Poi abbiamo sul quarto tasto, quarta corda, la nota che abbiamo suonato anche prima, che è il Fa diesis. Questo Fa diesis rappresenta una settima maggiore, Sol, scendiamo di mezzo tono, Fa diesis. Dopodiché abbiamo sul quarto tasto, terza corda, la nota Si, che rispetto al Sol è una terza maggiore, dista due toni. Dopodiché abbiamo sul terzo tasto, seconda corda, la nota Re, che è appunto Sol Si Re, il quinto grado, in questo caso è presente. Quindi abbiamo visto, il brano comincia con un La minore settima. Si sposta sul Re settima,
e finisce sul Sol Major 7. Questo non è altro che un 2-5-1, perché abbiamo chiaramente la tonalità del brano è Sol e in Sol. Infatti abbiamo un Fa diesis in chiave, quindi la tonalità è questa. Non è perché il brano comincia in La minore, allora diciamo è in La minore, no, perché il brano comincia con un 2-5-1, cioè partiamo dal 2 della tonalità, che è un La minore settima, secondo grado minore, poi ci spostiamo su un Sol settima, quindi quinto grado settima, che poi tende a risolvere sull'1 che è la tonalità, che in questo caso è Sol major 7, Sol. Allora, vediamo come si muove il basso. Allora, il tempo, cominciamo dalla minore. Il tempo è questo. Ta, ta, a, ta, ta. Poi muoviamo il basso, il prossimo accordo è Re. Quindi ci avviciniamo da un semitono sotto, quindi dal Do diesis. In questo modo. Dall'inizio. In questo modo con una terzina dal Re, lo rivediamo lentamente questo 2-5-1 dall'inizio, molto lentamente col tempo e il basso che si muove. Sempre presente. Il prossimo accordo che andiamo a incontrare è questo, un Do major 7. Vediamo come è formato questo accordo. Abbiamo sul terzo tasto, quinta corda, la nota Do che è la tonica. Poi abbiamo sul quinto tasto, quarta corda, la nota Sol che è la dominante, quinto grado, Do Sol. Poi abbiamo sul quarto tasto, terza corda, la nota Si che rappresenta la sensibile, è una settima maggiore, tra il Si e il Do ricordiamo c'è mezzo tono, quindi questa settima è maggiore, perché dista mezzo tono dalla tonica. E infine abbiamo quinto tasto, seconda corda, la nota Mi, che in questo caso è una terza maggiore. Questo accordo è formato dalla tonica, dalla quinta, dalla settima maggiore e dalla terza maggiore. Ci avviciniamo a questo accordo suonando il basso, avvicinandoci da mezzo tono sotto, quindi dal Si procediamo verso il Do. Quindi in questo modo. Rifacciamo e rivediamo il tempo molto lentamente dall'inizio. È praticamente un walking bass, è un 2-5-1 walking bass. Lentamente. Ci spostiamo sul nono tasto. Che accordo sto suonando? Andiamo a vedere. Questo dalla forma dovreste riconoscerlo subito, suonato sulle corde centrali della chitarra, cioè sulla seconda, terza, quarta e quinta corda, è lo shape, cioè la forma degli accordi semidiminuiti, cioè degli accordi minore, minore, settima, bemolle, quinta. In questo caso è un Fa diesis semidiminuito, cioè un Fa diesis minore, settima, bemolle, quinta, suonato sul nono decimo tasto, con la tonica, suonato sul nono tasto, quinta corda. Vediamo come è formato questo accordo. Abbiamo nono tasto, quinta corda, la nota Fa diesis, che è la tonica. Dopodiché, decimo tasto, quarta corda, la nota Do,
la nota Do, già con l'orecchio lo sentite, è una quinta bemolle, la quinta giusta sarebbe qua. Questa è una quinta giusta, questa è una quinta bemolle, l'abbiamo tirata giù di mezzo tono, quindi la nota Do, che è una quinta bemolle. Dopodiché abbiamo sul nono tasto, terza corda, la nota Mi, che è una settima minore, e poi abbiamo sul decimo tasto, seconda corda, la nota La, che è una terza minore. Premendo e lasciando quando suono, stoppo il suono. In questo modo. Quindi questo accordo è formato dalla tonica, dalla quinta bemolle, dalla settima minore e dalla terza minore. Allora, ripartiamo dall'inizio molto lentamente con il basso e il ritmo. E ci spostiamo sul prossimo accordo. Questo accordo che incontriamo ora è un accordo di Si settima. Ci arriviamo in questo modo, praticamente suonando il Fa diesis minore 5, minore settima bemolle quinta. Ci avviciniamo con il basso dalla nota Do, quindi Do Si. Quindi il basso lo portiamo dal Si. Scusate, dal Do, Do, Si. Vediamo come è formato questo accordo. Abbiamo la tonica, che è la nota Si, sul settimo tasto, sesta corda, la nota Si, appunto, che è la tonica. Poi abbiamo sul settimo tasto, quarta corda, la nota La. La nota La rappresenta la settima minore. Tra il Si e il La, infatti, c'è un tono, quindi questa settima è minore. Poi abbiamo sull'ottavo tasto, terza corda, la nota Re diesis, che è una terza maggiore. E infine abbiamo sul settimo tasto, seconda corda, la nota Fa diesis, che rappresenta il quinto grado. Quindi tonica, settima minore, terza maggiore, quinto grado. Allora, ci arriviamo in questo modo, lo ripeto, siamo nel Fa diesis semidiminuito, scendiamo col basso dal Do, Do, Si. Dall'inizio veloce. Sul settimo tasto, quinta corda, la nota Mi, che è la tonica. Poi abbiamo sul nono tasto, quarta corda, la nota Si, che rappresenta il quinto grado, quindi Mi e Si. Perfetto. Dopodiché abbiamo sul settimo tasto, terza corda, la nota Re, che è una settima minore, quindi Mi, Re. Abbiamo ottavo tasto, seconda corda, la nota Sol, che rappresenta una terza minore. Mi, Sol è un tono e mezzo. Ci avviciniamo in questo caso alla tonica, che è Mi, dal Re diesis. Quindi ci spostiamo in questo modo qua praticamente. Questa è la prima frase, dall'inizio velocemente, per dare un senso. Stoppiamo.
Vediamo. Do si. Re diesis mi. Ok, a questo punto c'è ancora l'accordo, non ve lo spiego, ma lo vediamo, l'accordo di fa diesis semidiminuito, sempre stoppato. E adesso suoniamo questo accordo. Questo è un accordo che ha una tensione incredibile al suo interno, fa parte sempre della famiglia dei si settimi, del si settima. In questo caso è un si settima bemolle nona. La nona, che prima suonavamo qui, praticamente qui, l'abbiamo portata sotto, di mezzo tono, quindi diventa bemolle. Allora vediamo come è formato questo accordo. Abbiamo sul settimo tasto, sesta corda, la nota si, che è la tonica. Dopodiché abbiamo sul settimo tasto, quarta corda, la nota la, che è una settima minore. Poi abbiamo, eccola qui, sul quinto tasto, terza corda, la nota do. La nota do è una nota, è una nona bemolle. E infine abbiamo sul settimo tasto, seconda corda, la nota fa diesis, che è una terza maggiore. Ci arriviamo quindi in questo modo, partendo dal fa diesis semidiminuito. Procediamo con degli schemi di accordi che vi ho già spiegato. Passiamo ancora al mi minore settima. Andiamo avanti, quindi ci spostiamo sul la minore settima, passando dal si bemolle la. Abbiamo ancora il 2, 5, 1, re settima nona, sol major 7. Questo dura due battute, poi ci rispostiamo sul fa diesis semidiminuito. Bellissima progressione discendente di semitono in semitono, che è mi minore settima, mi bemolle settima, re minore settima, re bemolle settima, e si arriva al Do major 7. Allora, rivediamo questa progressione discendente. Si parte da un Mi minore settima e l'abbiamo già visto, ve l'ho spiegato. Quindi passiamo al prossimo accordo, che è, questo è il Mi, la prossima tonica è Mi bemolle, quindi guardatelo qua. Ricordarvi qualcosa, questo accordo non è altro che il Do settima portato su di un tono e mezzo, quindi Mi bemolle settima. Vediamo come è formato: sesto tasto, quinta corda, la nota Mi bemolle, che è la tonica; quinto tasto, quarta corda, la nota Sol, che rappresenta la terza maggiore; poi abbiamo sesto tasto, terza corda, la nota Re bemolle, che è una settima minore, e infine abbiamo quarto tasto, seconda corda, la nota Mi bemolle ancora, che è la tonica, Mi bemolle, Mi bemolle. Quindi tonica, terza maggiore, settima minore, tonica.
caso manca la dominante, ma non lo ripetiamo più, non è così importante. Quindi mi bemolle settima, ci siamo, mi minore settima, mi bemolle settima, dopodiché re, re minore settima, che l'abbiamo già visto, ve l'ho spiegato, re bemolle settima, questo accordo vediamo come è formato, abbiamo quarto tasto, quinta corda, la nota re bemolle che è la tonica, terzo tasto, quarta corda, la nota fa, fa naturale, che è una terza maggiore, poi abbiamo il settimo grado, quindi quarto tasto, terza corda, nota si, e infine abbiamo secondo tasto, seconda corda, ancora il re bemolle che è la tonica. E arriviamo, re bemolle, sul do major 7. Questa progressione discendente ancora una volta, lentamente, mi minore settima, ci spostiamo sul si settima bemolle nona che abbiamo già visto e finiamo sul mi minore settima. Abbiamo detto che la tonalità è sol, quindi finiamo sulla relativa minore che è mi minore settima. Mi spiace di essere stato così lungo, però adesso lo vediamo tutto molto lentamente, anche perché se impariamo a suonare questa progressione di accordi, in realtà impariamo un sacco di accordi, impariamo a fare il walking bass, cioè avvicinandoci alla tonica da mezzo tono sotto o mezzo tono sopra, e quindi ci vuole un po', insomma. Allora cominciamo con il la minore settima molto lentamente, lo faccio tutto molto lentamente, se riuscite suonatelo con me.